sicuramente esaurire nel breve volte di una riunione assembleare pregevole e apprezzabile come quella che è stata tenuta oggi, però va affrontato in termini di sistema sanitario. È chiaro che è quello il problema, perché il sistema sanitario oggi come oggi ha grosse difficoltà a reggere economicamente, e quindi il problema va risolto. Non sta a me trovare le soluzioni, naturalmente, però va risolto quel problema alla base, perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Io volevo solo fare alcune precisazioni, perché quando si fanno questi incontri in cui si parla di Fondazione San Raffaele, San Raffaele Giglio, si commette un'inesattezza che volevo solo precisare. E mi riferisco al fatto che molti hanno parlato di gestione privatistica. La Fondazione San Raffaele Giglio è nata nel 1993 come un progetto di sperimentazione gestionale in cui c'erano quattro soci. È stata questa fondazione costituita da quattro soci. Tre erano costituite dalla Regione Sicilia, dal Comune di Cefalù e dall'ASP di Palermo, e il socio privato era il San Raffaele Giglio di Milano, che però non metteva soldi, metteva solo il know-how. Quindi da questo punto di vista, in termini di finanziamento, il finanziamento di questa fondazione era solo pubblico. Questa fondazione ha fatto i primi 5 anni. Non è andata bene, è stata riproposta per altri 5 anni e ne è stato sancito il fallimento di recente. Tra l'altro, agli atti dell'onorevole a verificare, c'è una, che io ho letto per caso, c'è un verbale della Commissione Sanità in cui si parlava di un deficit di 40 milioni di euro e di una gestione disastrosa. In seguito anche a questi fatti, e in seguito soprattutto al fallimento della Fondazione San Raffaele di Milano, il San Raffaele si è ritirato in maniera inequivocabile, tant'è che ha intimato alla Fondazione di Cefalù di non utilizzare più il marchio San Raffaele, perché era solo esclusiva proprietà del San Raffaele di Milano. Per cui a questo punto si apre un problema, a nostro parere, giuridico enorme. Cosa resta e che cosa se ne fa di questa fondazione? Perché il vero problema è quello, per cui se la fondazione vuole svilupparsi, vuole crescere, vuole creare delle partnership, cosa che è assolutamente legittima, prima deve dire cosa sono e cosa voglio fare. Se prima non si scioglie questo nodo, che a parere dei nostri legali è di difficile soluzione questo nodo, perché ora ho sentito che la convenzione scade il 19 di giugno. Ora cosa succede? C'è un ente giuridico ancora? No, non si può più rinnovare, perché la sperimentazione gestionale non può essere più rinnovata. La fondazione, che era una fondazione privatistica, dicono privatistica perché di privatistico secondo me non c'era niente, perché i capitali, i fondi erano solo pubblici, la fondazione quindi non esiste più. E allora come fa una fondazione che non esiste a voler creare una partnership con chi? Con qualcuno? Come fa? Io credo che prima di affrontare altri problemi bisogna capire da un punto di vista legale e giuridico come stanno veramente le cose. Dopodiché questa privatizzazione o pseudo-privatizzazione che all'insegna dell'efficienza, io peraltro non lo dico, perché una fondazione che ti spende, fa 800 dipendenti, spende una barca di soldi e fa 40 milioni di debiti, io non credo che sia così efficiente, per cui io credo che bisogna in un certo senso, sia compito della politica in un certo senso, ripensare il sistema del territorio, della gestione ospedale del territorio in maniera un poco più